messa in sicurezza della fermata degli autobus di Granaretto e la realizzazione di un marciapiede. Sono queste le richieste di comitati e residenti della zona che da anni segnalano la situazione di pericolo. Per l'ennesima volta siamo qui a documentare questa situazione di pericolosità. Avete documentato poco fa quando si ferma il pullman proprio al centro della carreggiata e parliamo della strada statale Aurelia, la strada statale 1. E la pericolosità è eccessiva. Per non parlare poi quando ci sono i ragazzi o i bambini qui alla fermata, fino a che non succeda una tragedia, le amministrazioni qui non si muovono. Ho aperto da poco l'attività, sarà una mesata grosso modo, e ho dei clienti di Roma che stavo a Roma prima, adesso ho aperto qua in questo posto e quando vengono con il pullman si sono trovati in grosse difficoltà perché addirittura quasi quasi è stato sfiorato quasi l'incidente pochi giorni fa, qua proprio in questo punto qua se lei vede dove c'è la fermata e quindi io spero vivamente di metterlo in sicurezza questo posto perché non si può fare questa cosa, qui si rischia la vita ogni giorno. Una volta scesi dall'autobus, poi non c'è nemmeno un marciapiede. No, il problema è questo qua, lo chiediamo da molti anni come associazione, come cittadini, come comitati, insomma, come potete vedere la strada è dissestata e ogni volta che gli abitanti di Granaretto, non solo gli abitanti di Granaretto, scendono, devono a piedi per andare alla stazione e si trovano davanti questo discorso, nel senso che non c'è marciapiede da entrambi i lati. Qual è la risposta dell'amministrazione alle richieste dei cittadini? Sì, via di Granaretto è una cosa abbastanza nota all'amministrazione, quindi è già da diverso tempo che ci stiamo lavorando. Abbiamo fatto già la progettazione, stiamo provvedendo, diciamo, a fare la gara d'appalto, ma chiaramente prima della gara d'appalto servono i fondi, quindi il nodo è quello, diciamo, stiamo aspettando già da più di un anno i fondi da parte della Cassa Depositi e Prestiti che stanno in arrivo. Noi contiamo entro il mese di giugno di avere i fondi, di fare la gara di appalto e partire con i lavori. I lavori consentiranno nella stesura di un marciapiede su tutto il percorso di via di Granaretto e la messa in sicurezza della fermata del Cotral su via Aurelia. È necessario un intervento urgente perché, come vedete, c'è una reale situazione di pericolo da Granaretto per Canale 10 Paolo Leone.